il Book Box Club di novembre, che sarebbe Smuggles and Thieves. Non so se lo siete persi, comunque io vi invito a vederlo. Ho già unboxato questa box ad ottobre. Il tema era Fantasy Lens, mi è piaciuta tantissimo, l'ho adorata e potete andarlo a vedere se mi ricordo di lasciarvi tipo il coso nelle schede. Comunque iniziamo ad aprire questa. Per la prima volta in vita mia non l'ho aperta e non so effettivamente cosa c'è dentro. Quindi vediamo cosa troviamo. Vediamo. Io non ho aperto niente, vi giuro. Allora ad inizio la vediamo così. C'è la solita lettera che invito l'invito per il club, perché ogni mese si può andare a discutere con l'autore del libro che si è letto, e quindi questo è l'invito per il club. Prima cosa è la spoiler card. Avevo indovinato il tema, è Smugglers and Thieves, è al tema tipo mare eccetera eccetera, sì vabbè, un mare, perché mare? Vabbè, è il tema diciamo dei pirati e qualcosa del genere. So che c'è qualcosa di Six of Crows e niente, io non vedo l'ora. Ci sono le solite cosine blu. Aspettate un attimo, qua ci sono delle cose importanti. Ok, il primo è un Jack Sparrow a bookmark, che andrà nella mia collezione di segnalibri carinini, ciccinini. Poi c'è figa, questa la metto subito. Ah, pensavo fosse una collana, invece è un braccialetto. Bellissimo, lo metto subito anche quello. Con un libricino e una stella. One was a book thief, the other stole the sky. Wow, fico. Fico. No, vabbè raga. C'è una pin bellissima. A second star to the right and strike on the morning. Non so se la vedete, non so se sto facendo uscire dal fuoco, però è bellissima e non niente, c'è una nave pirata sul mare, sono così bellissima. Figata, cos'è questa roba? Sparrow più Wolf, c'è scritto. No! Una bandierina! Io l'attaccherò. E ci sono due ciccini in mezzo al mare in una bacchetta di carta. No, questa qua la attaccherò subito nella mia stanza. Il mio ragazzo non sarà felicissimo di questa cosa, però io l'adoro e la prendo. C'è un'altra cosa che a sto punto sarà l'item di Six of Crows, perché è l'unica cosa che manca. Poi c'è il libro. Infatti era un item di Six of Crows ed è la solita. Ok, è una figata, bello. Piccata figata. Però è uno strofinaccio. E io non lo userò mai come strofinaccio, cioè lo attacco e faccio finta che è tipo, non lo so, un poster di tela, perché mi rifiuto di utilizzarlo come strofinaccio. Però è figo. Figata. Non mettete gli strofinacci nei book box. Cioè, vado. Poi c'è solo il libro. Ah, ci sono altre cose, scherzavo. Ok, The Hunting of Violet's Grave. Che non so cos'è, sarà tipo un libro nuovo. E poi ci sono dei segnalibri, sempre su questo libro qua. E ora possiamo passare al libro. Ok, il libro è così quando arriva ed è bellissimo, quindi ora lo apriamo insieme. Vediamo. Non mi sono spoilerata nemmeno il libro questa volta, cioè sono proprio troppo brava. Quindi vediamo se fa cagare o se non fa cagare. Il tema dovrebbe essere il mare, i pirati, eccetera, eccetera. Però non si è come si fa, perché sennò davvero. No, è bellissimo. No, vabbè, è la copertina più bella che abbiamo visto finora. È bellissima questa copertina. Olle di Ocean. Non l'ho mai sentito questo libro, però... Oh, ok, c'è anche la firma dell'autrice ed è bellissima. Non avevo mai sentito questo libro. Vi faccio vedere l'alba. È meraviglioso, madonna! Che figata! Non so di cosa parla, però è bellissimo. Magari lo scopriamo insieme. Ok, parla tipo, quanto ho capito, di una ragazza che deve andare in America, però per riuscire ad entrare in America deve attraversare l'oceano e deve... Va bene, sì, ciao dislessia, è stato un piacere.
vedete anche questo libro, in questo video, e praticamente per far riuscire ad ottenere l'entrata in America deve dar via un'altra ragazza, qualcosa del genere. Comunque bello, bello, la questione è bellissima, quindi non lo so, lo leggerò, soprattutto lo leggerò sicuramente a dicembre. Bellissimo, tutto bellissimo. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e che la box vi sia piaciuta. Io l'ho adorata, tranne lo soffinaccio di Six of Crows che utilizzeremo come poster. Va bene così. Niente, io sono rep per la BookBox Club fino al dicembre. Se volete utilizzare il mio codice sconto, che dovrebbe essere Psydol5, io ve lo lascio giù nell'info box perché come al solito me lo dimentico. E niente, lasciate un mi piace, un commento, eccetera, eccetera. Ciao a tutti!